primo atto è straordinario. Alassio ha vissuto il primo di tre mondiali legati al mondo delle bocce, quello dei giovani. I risultati per l'Italia a livello agonistico, ma in generale per la Liguria da un punto di vista dell'attenzione e del seguito, sono davvero importanti. Sì, siamo decisamente soddisfatti. L'Italia, come sappiamo, è una nazione fortissima. D'altronde nelle ultime tre edizioni dei campionati giovanili si era sempre piazzata al primo posto del medagliere e ha semplicemente confermato la sua forza. Ma noi siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto emergere altri paesi, abbiamo visto andare a medaglie il Brasile, l'Argentina, nelle corse la Turchia, la Tunisia, ci sono altri paesi che competono a livello delle quattro grandi, che sono Italia, Francia, Croazia e Slovenia, e questo è molto positivo per il nostro sport. Dal punto di vista agonistico rimaniamo su quello che è un dato, il 13-0 rifilato in finale da i due azzurri ai francesi, insomma non si vede così spesso, un risultato notevole. È certamente un risultato pesantissimo, frutto di una partita perfetta disputata dagli italiani, che ha mandato nel pallone i francesi. I francesi sono due giocatori molto forti, ma non sapevano più da che parte girarsi, e in effetti quando poi le cose vanno male, soprattutto forse a quell'età lì, non è così facile trovare le risorse per rimontare. La partita dura soltanto un'ora e mezza, quindi se si parte male è già un grave handicap, e probabilmente da un punto di vista psicologico, oltre che tecnico, hanno avuto anche dei problemi. Ma gli italiani hanno messo una pressione fortissima, come avete potuto vedere. Partita perfetta anche quella dell'organizzazione. Questo mondiale, insomma, termina con indicatori positivi sotto profilo di pubblico, di attenzione mediatica in Italia e all'estero, di un grande investimento sui giovani e sulle scuole che hanno partecipato in diversi eventi collaterali. Insomma, siete soddisfatti? Sì, siamo molto soddisfatti. Da un lato, per parlare del tema delle scuole, non potevamo non approfittare di questa bellissima vetrina, perché i ragazzi, che sono circa 400, che sono stati qui dal martedì al venerdì, hanno potuto vedere quasi dei loro coetanei o comunque degli atleti di qualche anno più vecchi che praticavano ad alti livelli questa disciplina. Questo è stato sicuramente positivo. Un'altra cosa che ci ha sorpreso è stata l'attenzione mediatica. È una cosa su cui dovremo probabilmente migliorare nelle prossime due edizioni, anche sulla scorta dei risultati positivi di quest'anno. Certamente i media, i social network ci hanno dedicato un'attenzione che noi non aspettavamo, e potremmo probabilmente preparare anche meglio questo, ma siamo effettivamente molto soddisfatti. Quel che è certo è che è una disciplina che è anche spettacolare, in particolare la gara del progressivo, l'ultima che ha regalato l'oro a Mana, è stata davvero uno spettacolo. Anche le staffette sono state eccezionali. Ti ricordo che ieri sono stati battuti due record del mondo, i francesi hanno sbagliato la 55esima bocciata, e quindi queste prove che purtroppo non sono conosciute dal grande pubblico, perché io ho avuto un paio di giornalisti che mi hanno detto: ma giocano anche i giovani giocano anche a bocce. Non soltanto giocano a bocce, ma praticano questa disciplina sportiva che gli fa fare una prova di mezzo fondo, complicata dal fatto che devono invertire la traiettoria, che hanno un attrezzo in mano, che devono colpire un bersaglio. È veramente una prova estremamente complicata, e il problema delle nostre autorità sportive, di noi amici delle bocce, è di cercare di farla conoscere al grande pubblico. Questo è il primo passo, ce ne saranno altri due importanti. Con questo risultato positivo voltate pagina e iniziate già a pensare al Mondiale Femminile 2020 e al Mondiale Assoluto Maschile 2021. Saranno veramente tre anni in cui Alassio sarà la capitale del mondo delle bocce. Certamente noi stiamo già pensando, abbiamo già idea sulla cerimonia di apertura, cerimonia di chiusura dell'anno prossimo, ma noi, volendo fare di Alassio la capitale mondiale delle bocce, stiamo già pensando alle attività che faremo nella settimana delle bocce. Abbiamo approfittato della presenza di tanti paesi per invitare e avere l'adesione di più paesi per la nostra targa junior, che quest'anno sarà under 15 e under 18, che quindi vedrà allineati formazioni provenienti da diversi paesi europei. E poi sicuramente faremo un convegno sulle tematiche dell'antidoping. È stato distribuito un volantino con un questionario per capire il grado di sensibilità che hanno i giovani che hanno partecipato a questo mondiale sulle tematiche del doping. Sulla base anche di questi risultati vorremmo
organizzare un convegno, una tavola rotonda per parlare di tematiche relative al doping. I risultati agonistici sono importanti, ma soprattutto è il risultato dell'indotto e dell'evento per la Lazio e per la Liguria, che è davvero da segno più. È da segno più perché l'immagine sportiva del territorio Liguria-Lazio sta crescendo fortissimamente. È un territorio che ha bisogno di questa visibilità e quindi il risultato di questo mondiale ci porterà direttamente a contatto con una realtà internazionale di oltre 30 paesi, che direi che è un successo importantissimo. La politica dell'inizio di questo percorso era quella di portare qua un'attenzione mediatica che si percuote sui 3 anni. Il primo anno è stato un successo, credo che anche gli altri lo saranno. Questo mondiale conferma che siete una città ad altissimo potenziale sportivo. Beh, è quello che volevamo, perché lo eravamo prima e siamo voluti tornare, si può dire, sulla vetta del mondo a livello mondiale, soprattutto nelle bocce, che è uno sport, soprattutto qua in Liguria, che conta molto. Gran successo quest'anno con la giovanile, l'anno prossimo con le donne e tra 2 anni con gli uomini. Quindi, che dire, proprio un triennio spettacolare per la città di Lazio per quello che riguarda lo sport. Vincere è sempre bello, farlo in Italia, in casa, credo sia ancora più emozionante. Insomma, è davvero un mondiale da ricordare. Sì, è un'emozione unica, in più qua Lazio è una città particolare per me, perché l'anno scorso ho vinto il mio primo titolo europeo, la prima medaglia nei campionati senior, e quindi è un posto a me caro. Poi in questa settimana, oggi, sono riuscito a vincere 2 ori mondiali e quindi è un giorno particolare. L'abbraccio alla fine, in particolare con Lino Bruzzone, insomma, che mentre eri in finale diceva: questo è un top player, detto da un grande campione come lui. Sì, Lino Bruzzone è stato la storia delle bocce e quindi è un mio grande amico, mi ha sempre sostenuto, mi sostiene tutt'oggi e quindi è un abbraccio tra amici che vuol dire tanto. L'ultima gara è un misto di corsa e di precisione. E ti devo dire che sono rimasto impressionato sia dalla corsa sia dalla precisione, perché fare ogni volta su e giù vuol dire che sono preparati anche atleticamente, e poi sono bravi nella precisione a colpire. Ho visto 44 volte, 42 volte là, sono rimasto stupito. Quindi, e poi è uno sport di giovani anche, io non so, pensavo ci fossero tanti giovani così che giocano a bocce nelle varie specialità. È stata una bella esperienza anche come sponsor, come tutto, ma soprattutto come sportivo, perché ormai il mondo dello sport si allarga, no? Le specialità sono sempre di più, però la boccia rappresenta un evento nuovo nel mondo dello sport, secondo me va coltivato. È bellissimo evento, organizzato bene, direi tutto perfettamente ottimo. Cosa significa per un'azienda sostenere un evento sportivo, sostenere un evento come questo? Significa far conoscere il marchio, siamo un campionato del mondo e quindi è importante essere presenti, manifestare e ripetere con continuità la presenza nello sport. Una grande festa per Lazio e per la Liguria delle bocce. Senz'altro, è già un po' che ci stiamo lavorando, giustamente, adesso siamo, diciamo, a conclusione di questa giornata. E pronti a partire per un attimo, per il prossimo mondiale, per il femminile, e fra 2 anni per il mondiale senior. Quest'anno sul Porto Antico è iniziato un percorso alla fine di maggio e sta proseguendo proprio step per step ogni percorso per arrivare proprio per la Liguria e ravvolutare questo gioco.